Pochi sanno che Scoglitta è stata costretta ad entrare in guerra con la vicina Marina di Ragusa perché le campane sempre a festa della chiesa della Madonna di Portosalvo avrebbero rotto il sonno, e non solo quella, ai ragusani. Il martellante scampanio dai primi di luglio ad oggi ha praticamente fatto svanire il sonno alla metà dei residenti della frazione. A Marina si racconta tal atto che l'onda d'urto delle campane di Scoglitti avrebbero provocato un forte aumento di nottambuli, tutta gente che la notte, impossibilitata a prendere sonno, vaga come fantasmi sul lungomare Andrea Doria. Qualcuno avrebbe avvistato anche l'ex candidato a sindaco Giovanni Cosentini, ma di lui si racconta che vaga di notte perché non avrebbe superato ancora lo shock della recente sconfitta elettorale. A Scoglitti invece molta gente, per attutire l'effetto d'urto delle campane, vista l'inutilità dei tappi alle orecchie, ha cercato riparo all'interno dei pescherecci ancorati al porto, ospiti di amici e conoscenti. In pratica funziona come ai tempi dei bombardamenti in guerra, con la gente che scappava nei rifugi. Nella frazione quest'anno, non appena parte il primo rintocco, in tanti si precipitano al porto in cerca di un pescherecci amico. Ieri, festa della Madonna di Portosalvo, il diapason delle scampanellate ha toccato l'apice a mezzogiorno, con ben 1.354 rintocchi in tutta la giornata. I residenti, intorno alla chiesa, per loro fortuna, sembra che avessero evacuato le abitazioni fin dal mattino.